Lucrezia Collins è una signora che vive in solitudine da anni. Ha perso la madre 15 anni addietro, sprofondata progressivamente in una malinconica solitudine, comincia a sfiorare i confini della dolce follia. Parla con la defunta madre che invita a portare agli ospiti qualcosa di fresco. Immagina e narra che Riccardo, una sua giovanile fiamma, mai corrisposta, entra, non si sa come, nella sua camera da letto e le usa quotidianamente violenza erotica. È tristemente sola. Dentro la fantasia di una dolce follia, cerca nella sua irrealtà equilibrio e serenità. Sono nata nel sud degli Stati, nel Tennessee, in povertà, educata alla morigerata disciplina battista. Sola, mi aggiravo nei campi dei miei nonni. Fiori bianchi di cotone, di sudore e di amore. Ero lì, piccola, sperduta, a sognare il mio mondo tanto ricco di gioie. E invece, ho vissuto fra tristezze e tribolazioni. Vivo in un appartamentino del Coldrop Street, sola. Mi conforta il mio buon vicino, che suona con dolcezza le belle, le meravigliose canzoni americane che io ho sempre amato. Lui è John, vive nell'appartamento accanto, lo vedo attraverso il lucernario che dà luce alla scala buia. Oh, adoro ascoltare la sua dolce musica, adoro ascoltare il dolce suono delle note del suo cuore, del mio cuore. Riccardo! Oh, no! Ma che lo sappia anche l'intera congregazione! L'amministratore! Devo parlare con l'amministratore! Presto! C'è un uomo qui! Un uomo che ha perduto ogni ritegno! Assolutamente ogni ritegno! Il signor Abrams? Oh, per carità, signor Abrams, che i giornali non ne parlino. Ma da troppo tempo, quassù succedono cose terribili. Sì, parla la signorina Collins. La signorina Collins dell'appartamento all'ultimo piano. Io ho evitato di sporgere il reclamo fino ad oggi, esclusivamente per riguardo alla congregazione. Sì, ero segretaria del direttore della scuola domenicale, una volta avevo la prima classe. Li aiutavo per la processione di Natale. Sì, il costume della Vergine Madre l'ho confezionato io. Io ho preparato il costume dei Re Magi. E adesso mi è capitato tutto questo, capisce? Senza alcuna minima responsabilità da parte mia. Ogni sera, quest'uomo penetra nel mio appartamento e sfoga i suoi bassi istinti, capisce? Non una sola volta, no, ma ripetutamente! Io non so da dove entri, se dalla porta, dalla finestra, dalla scala di servizio, da qualche altra porta segreta che io non conosco ma che conoscono alla chiesa. Ma sta di fatto, signor Abrams, che adesso quest'uomo si trova qui, nella mia camera da letto, e io non so assolutamente cosa fare per mandarlo via. È necessario che qualcuno mi aiuti. No? No, non è un ladro, è una persona per bene. Sì, proviene da una famiglia molto fine, di Webb nel Mississippi. Ma quella donna gli ha rovinato il carattere e ha distrutto in lui qualsiasi buon senso, qualsiasi forma di rispetto nei confronti di una signora. Signor Abrams, oddio,
solito disordine. Oh, Riccardo. Oh. Signorina Collins. Non volevo creare tutto questo trambusto, tutto questo disordine. Davvero, mi dispiace. Io voglio chiarirlo alla polizia. Non volevo creare tutta questa confusione. Mi dispiace. Non si agiti, vedo che sta male. Sì. Venga. Mi faccio sedere. La mia testa mi pesa. Come mi pesa. Sapete com'è? Io sono sempre un po' così malarica di questa stagione. Oh, come mi pesa! Ma come mai non me ne ero accorta prima? Lo signori vengono dalla chiesa? No, signore, io sono Nicky, il portiere. Ah, sì? Sì. Non capisco. Il signor Abrams mi ha pregato di venire qua a dare un'occhiata per vedere se lei abbia bisogno di qualche cosa. Oh mio Dio! Allora, mi avrai informato anche di quel che è successo? Sì, mi ha informato di un certo inconveniente. Sì, però mi raccomando che non esca fuori di qui, che non finisca su bocche strane. Io non volevo creare tutto questo trambusto, mi dispiace, voglio chiarirlo alla polizia. Ma lei approva, non è vero, i miei sentimenti? Certo, signorina Collins. Quando un uomo approfitta di una di quelle disgraziate che fumano in pubblico, avrà anche una giustificazione. Ma se ciò accade ad una signora nubile e al di sopra di ogni sospetto, come me in fatto di moralità, che si può fare? Chiamare la forza pubblica? A meno che la ragazza non abbia un padre o dei fratelli che siano disposti a regolare la faccenda privatamente senza scandalo, Certo, signorina. Certo, lei ha ragione, signorina. Questo susciterebbe figurarsi un vespaio di pettegolezzi odiosi, specialmente negli ambienti della chiesa. Sono episcopali, lor signori? No, signore, cattolici. Allora, come lor signori sicuramente sapranno, noi in Inghilterra siamo chiamati la Chiesa Cattolica Inglese. Discendiamo per linea diretta da San Paolo, che vi battezzò gli antichi angli, così si chiamava una volta il popolo inglese, e vi fondò il ramo inglese della Chiesa Cattolica. Perciò, quando lei sente dire da qualche ignorante che la nostra Chiesa fu fondata da Enrico VIII, da quell'ignobile vecchio libidinoso che aveva tante mogli, tante dicono quante barba blu, lei capisce bene quanto tutto questo possa essere assolutamente ridicolo e profondamente offensivo per chiunque conosca sia di dentro della storia della nostra chiesa. Assolutamente, lo sanno tutti. Sì, ma c'è qualcosa? Se lo sapessero, cerco il mio fazzoletto. Senta, signorina Collins, le posso dare questo? È semplicemente uno straccio, ma è pulito, tranne questa parte di qua che ho pulito, il manico del grammofono. Oh, grazie. Lo signori sono di una gentilezza veramente squisita. E fra poco, e la mamma porterà qualcosa di fresco da bere, da bere. Scusate la confusione. Testa sbadata, vivo in solitudine, in mezzo a tutto questo disordine, di cose inutili, oggetti futili, vecchie riviste, libri impolverati mai letti, ma qui, proprio qui, vivono. Nascosti, da qualche parte, i miei sogni, le mie speranze mancate, le mie piccole illusioni, tutto chiuso qui.
dirò, che non dirò, no, segreti, segreti di un'infanzia senza amore, di un giovanile amore mai vissuto, di una famiglia solo desiderata, di un padre mai conosciuto, di tante piccole cose mai avute. E così i miei sogni sono volati via, lontano, lontano, su, su, in alto, nel cielo, chissà dove, in alto, oltre le nuvole, nuvole bianche, grigie, dorate, che oggi mi rimandano solo gocce d'acqua, solo gocce di pianto. Scusate, scusate. E studino tanto, è bello fuori? Sì, è bello. Talmente caldo per questa stagione. Sono uscita per la funzione domenicale con la mantellina d'Astrakhan addosso, ma mi pesava talmente tanto che ho dovuto riportarmela indietro, pensi? I marciapiedi sono così interminabili d'estate. Non è estate, signorina Collins. Ah no? 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 Ogni volta, pensi, ogni volta pensavo che non sarei mai arrivata alla fine di quell'ultimo isolato, quello dove il ciclone sradicò tutti gli alberi, il marciapiede accecante dal sole, non si sa dove mettere la faccia, e io sudo così abbondantemente, non un ramo, non una foglia che lo protegga, niente, la casa di lui. Si trova proprio lì, alla fine di quel tremendo isolato, senza un filo d'erba. È casa loro, di lui e di lei. E hanno un'automobile e alla sera rientrano sempre presto e si mettono a sedere lì, sul portico, a guardare me, che cammino. Oh, padre mio, che sei nei cieli, e con che gusto maligno, lei... Lei vede il soffoco tremendo che mi sale alla gola, il male che ho qui nel petto, allora mi segna a dito e sussurra all'orecchio di lui. Guardala, guardala come scappa con quel suo nasone lustro a peperone, quella povera vecchia zitella innamorata di te. Forse, signorina Collins, sarebbe meglio che lei dimenticasse. Dimenticare? Dimenticare? Mai, mai, mai dimenticare, mai. Una volta lasciai il parasole di pizzo bianco, quello che apparteneva alla mamma, lo lasciai nel guardaroba della chiesa e non avevo assolutamente nulla per coprirmi il volto per la strada e non potevo neanche ritornare indietro con tutta quella gente che stava dietro di me, che rideva alle mie spalle, beffandosi dei miei vestiti. Oddio, oddio. Non mi restò altro che andare avanti, oltre quell'ultimo olmo, in quell'implacabile solleone. Mi picchiava, mi scorticava addosso, sul viso, sul corpo, una sferza. Cercai di affrettarmi, ma mi girava la testa, inciampai, stetti per cadere e tutti scoppiarono a ridere dietro di me. Ero diventata paonazza in faccia, paonazza e bagnata. Oddio, come doveva essere ripugnante il mio viso sudato sotto quel riverbero acceso. Neanche un'ombra dove nascondersi. E allora, la loro automobile arrivò proprio lì, davanti alla loro casa, dove stavo per passare io. E ne scese lei, in bianco, fresca, allegra, contenta, sorridente. E con la pancia del primo dei sei bambini che stava per avere. E dietro a lei scese lui, anche in bianco, fresco, allegro, contento, sorridente. E tutti e due,
tutti e due si piantarono lì ad aspettarmi, capisce? Io che potevo fare? Voltarmi indietro? Oh no, no, mai, mai, mai più! Pregai, Dio carissimo, fammi morire sul colpo! Lo mi esaudì, camminai a testa bassa in modo da non vederli e stando che fece lei, stese la mano per fermarmi e lui si mise a camminarmi incontro, capisce? Sorridendomi, ostruendo il marciapiede col suo enorme corpo bianco. Lucrezia! Mi chiamò. Lucrezia Collins! Io tentai di parlare, ma non mi riuscì. Oh no, non avevo più fiato. Mi coprì la faccia in modo da non vedermi e giù, a correre fino all'ultimo isolato. E gli olmi ricominciarono. Oddio, stavolta come li ringraziai. Dissi alla mamma. Mammina! Mammina, dobbiamo lasciare questa città. E così facendo. Subito. E adesso, dopo tanto tempo, lui finalmente si è ricordato. Sì, ed è tornato. Ha lasciato la sua casa e quella donna per venire qui. Lo vidi. Un giorno, in fondo alla chiesa. Mi pareva. E non mi pareva, e invece era lui. La sera dopo fu la prima che egli forzò la porta della mia casa e sfogò i suoi istinti su di me. Ma non si rende conto che io sono cambiata e che non provo più gli stessi sentimenti che provavo una volta per lui. Ora che lui ha avuto 6 bambini da quella ragazza di Cincinnati, 3 dai quali vanno già a scuola. 6 bambini. Pensi un po'. Io non so davvero che cosa dirà appena saprà che se ne annuncia un altro. Oh, darà la colpa a me? Sì, certamente, perché gli uomini fanno sempre tutti così. Come se non mi avesse violentata lui! Ah. Sì, aspetto un figlio. Vengono qui? La signora Collins? Sì. È la signorina che lei cercava, vero? Ah, sì, signor Nick. Allora, raccolga poca roba e mi aiuti a portarla via. Roba? Sì. Roba? Non c'è, signorina. Oddio. La signorina Tyler le aiuterà a preparare la valigia. Veda, un luogo estraneo, se c'è qualche oggetto che uno conosce nei primi giorni, diventa più accogliente. Luogo estraneo? Oddio. Signorina, vedrà, sarà soltanto per qualche giorno, finché tutto andrà al proprio posto. Il dottore. Non si agiti. Vengo, dottore. Il tempo di mettere qualcosa dentro la valigia. Qualcosa. In questo manicomio. Ma non è facile. Qua è tutto abbandonato, dimenticato. La signora Collins non ha neanche la percezione del tempo, del luogo dove vive, come vive. Poverina, abiti logori come vecchi stracci e li tiene ben conservati, sì, ben conservati, cappelli di più di 20-30 anni fa, sì, mi fa una gran pena, poverina, e una rabbia
chissà, chissà quante sofferenze in questa vita così di solitudine. Ma... se è riuscita a superarle con... senza neanche accorgersene. Sì, le ha superate con un metodo semplice. Ah, si è chiusa in una vita tutta sua, senza... in una vita proprio completamente fuori, fuori da ogni tempo. Mi fa una gran pena, poverina. Pena, pena enorme. La sua vita ormai è in un sogno. Un sogno e nella irrealtà. Con il sogno lei vince. Nella irrealtà invece la sostiene. Si è salvata, poverina, con la sua vaghezza. Nel suo andarsene in un mondo di dei sognanti, fuori, fuori da ogni umanità. Povera, povera signora Collins. Su. Su. Andiamo, andiamo, che signor Nick... è... Oh, signor Nick! Ha finito? La porti via. Signor Nick, sì. La prego, se lui dovesse ritornare senza trovarmi, preferirei che lei gli tacesse del bambino. Forse, no. Forse è meglio che glielo dica io. Sa come sono fatti gli uomini, no? Andiamo, andiamo, signorina Collins. Addio, che pena. Addio. Addio, addio a tutte voi, foto dei miei ricordi lontani. Voi, voi che mi avete tenuto compagnia sempre, sempre e poi sempre. Addio, addio solitudine, ora non mi avrai mai più. No, no, questi miei amici mi vogliono bene, mi portano via. Addio. Palloncini colorati che tenete chiusi dentro di voi tutti i miei sogni, i miei segreti. Mi raccomando, non li dite mai a nessuno. I segreti che portate chiusi dentro di voi sono miei, miei e solo miei. Addio, poltrona impolverata che hai vissuto con me pensieri di dolcezza e di tenerezza. Addio. E allora, signori, vi prego, scusate, scusate per tutta questa enorme, enorme confusione. Sapete com'è? Una donna sola, vivo sola da anni. Scusate, scusate se ogni tanto vi ho disturbato. Buonasera. Buonasera. Tra poco la mamma mi porterà qualcosa di fresco da bere. Scusate, scusate, scusate.
Quadro sepolto. Dai. Adattamento e regia di Mario Sorbello. Avvocato, principe del foro, conduce una vita ordinata, irreprensibile, rispettosissimo di convenzioni sociali perfette e formalismi ottocenteschi. È felice, almeno sembra, almeno crede. Non è così. Rientrando nel suo professionale studio, blocca lo sguardo sulla targhetta Avvocato Studio Legale. Ne ha una riflessione profonda sulla sua identità fissata con grande dose di borghese ipocrisia da convenzioni e formalismi. Una identità esteriore, una camicia da forza da cui uscire e salvarsi. Ecco, trovare dunque nella dolce follia pace e serenità di cui parla proprio Pirandello. E allora decide... Tornavo da Perugia, dove mi ero recato per motivi professionali. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto. In treno, nella busta di cuoio, mi ero portato alcune carte nuove da studiare. Ad una prima difficoltà, alzavo gli occhi e guardavo fuori, ma non vedevo nulla. Anzi, gli occhi vedevano e godevano della suavità della campagna umbra. Ma io non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. E così mi si chiusero. E nel sonno seguitai il sogno di quella vita che non era nata. E mi ritrovai all'improvviso in tutt'altro animo, con un senso di atroce afa della vita. È difficile, è veramente difficile ammettere di non aver mai vissuto, no? Di non aver mai avuto una vita, sì, di non aver mai avuto una vita mia, di volerla e sentirla come mia. E anche ora, questo corpo, questa forma, per come mi appare, sembra estranea a me. Chi lo ha fatto così, questo uomo? Che figura in me? Chi lo ha voluto così, questo uomo? Chi lo fa parlare e camminare in questa maniera? Chi ha imposto tutti questi doveri? Professore di diritto, avvocato, questo uomo tanto cercato da tutti e rispettato da tanti e ammirato tanto da non poter avere nemmeno un minuto di tregua, sono io. Sono io! Ma per carità, ma per carità! Ma che cosa mi importa di tutte le sue brighe? Ma di che cosa?
cosa mi importa dei suoi doveri, del rispetto della gente, della sua ricchezza, di tutti, magari di tutti gli onori che lui avrà raggiunto attraverso l'esercizio della sua professione? Ma che cosa mi importa a me? Intanto, qua, dietro a questa porta, ci stanno una moglie e quattro ragazzi in attesa di vedere con un certo fastidio, che poi è anche il mio, un uomo insoffribile che vede in se stesso un suo nemico. Ma io mi chiedo, se io non sono stato mai io, di chi è quella moglie? Di chi sono quei figli? Non miei, no, no? Non certamente i miei, ma sono di quell'altro, sì? Di quell'altro uomo. Certamente, non certamente i miei, di quell'altro uomo che il mio spirito, se avesse avuto un corpo, certamente avrebbe preso a calci e avrebbe distrutto tutte le sue brighe, tutti i suoi doveri, le sue considerazioni e persino la moglie. Ma mamma, i figli no. No, 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 i figli no. Io non li sento miei, ma i figli no. Lasciameli stare. Ma tuttavia, attraverso un sentimento strano, angoscioso, io mi sento rientrare in questo uomo insoffribile che adesso si trova proprio qui, davanti alla porta. La mia tragedia è questa. Se uno vede la propria vita, non la vive più, la subisce e la trascina come vi posso dire, come una cosa morta. Non tutti lo sanno, ma tanti vanno sempre alla ricerca di un proprio stato, vanno alla ricerca di una propria forma, e una volta raggiunta credono di avere anche raggiunto una propria vita, mentre no, proprio in quel momento cominciano a morire, perché conoscersi è morire. Ma la mia tragedia è ancora peggiore. Sì, io vedo non ciò che di me è morto, io vedo che non sono stato mai nella vita. Le forme a cui io mi sono dovuto attenere non le ho volute io, le hanno volute gli altri. Dentro certe forme non vi è la mia vita, la mia vera vita, e allora io sento nausea, sento odio, sento orrore. Tutti questi doveri, tutte queste considerazioni, tutto questo rispetto, io non l'ho mai voluto, sono cose vuote, cose morte, di cui addirittura è difficile liberarsene. La forma non l'ho voluta, quindi non serve a me. Serve a chi l'ha voluta. Mia moglie, i miei figli, la società, gli studenti della facoltà di giurisprudenza dove io insegno, i clienti che mi affidano la vita, la libertà, tutti i loro averi. E questa vita da me non voluta, io addirittura non posso nemmeno, come dire, mutarla, prenderla a calci. Però
posso ribellarmi, sì signore. E ormai lo faccio da qualche tempo, ogni giorno. In assoluta segretezza, certamente. Se qualcuno mi scoprisse, è sicuro che mi legherebbero e mi porterebbero in un ospizio per matti. La mia vittima non parla, però vedo che mi guarda. Sì, sento che mi guarda con quegli occhi fissi che non mi toglie mai di dosso. Io vorrei dire alla mia vittima di stare tranquillo, che l'atto che compio lo faccio soltanto su di lei e nessun altro. Capisco benissimo che questo atto ha poca importanza per lei, ma per me è tutto, perché in quel momento che lo compio io sento una grande felicità e le mani manifestano una certa voluttà divina di essere finalmente pazzo. Sì, io non vado tanto d'accordo con quella vittima, è chiaro, ma forse per via della mia professione, però nella vecchiaia la vittima si è anche innamorata della mia professione, e quando la guardo fissa anch'io negli occhi sembra che mi dica: su avanti, vai, vai a ricevere i tuoi clienti, così nessuno mi disturba dal sonno. Io in verità non faccio nulla a lei, non faccio male, io ho voluto soltanto vendicarmi su di lei per ribellarmi ad una vita che io non ho mai assolutamente voluto. Appena posso, o appena il cliente mi lascia qualche minuto, io in modo cauto abbandono il mio seggiolone. Però sto molto attento, molto. Voglio evitare che qualcuno pensi che io stia per abbandonare quella che gli altri definiscono per me la sapienza formidabile di professore, di diritto, di avvocato, l'austera dignità di padre e anche di marito. E allora, piano piano, mi avvicino all'uscio, guardo nel corridoio sperando che non venga nessun cliente e chiudo l'uscio. E in quel preciso istante dentro di me si manifesta una enorme gioia. Le mie mani battono di grande voluttà perché io finalmente posso comportarmi da pazzo e posso finalmente distruggere, annientare beffardamente tutta quella sapienza, tutta quella dignità che mi soffoca, e liberarmi da questa prigione. E allora io vado dietro di lei, dietro la mia vittima, piano piano, e la prendo e le faccio fare la carriola. Sì, le faccio fare la carriola. Ma dura poco, perché poi dopo ritorno nuovamente sul mio trono, sul mio seggiolone, a ricevere qualche altro cliente con l'austera dignità di prima, e carico come un cannone di quella sapienza formidabile. Oh, sentite? La sentite la bestia? Sentite la bestia? Abbaia! Abbaia la bestia? Sarebbe nulla se questo scherzo venisse fatto da uno studente. Ma io no! Io no! Non posso assolutamente scherzare! Lei no!
Lei non vuole che io scherzi su questo? La forma, sì, la forma. La sentite, la bestia che abbaia? Eh sì, anche lei vuole la forma. In caso contrario, mi guarderebbe anche lei, la vittima. Sentite, mi guarderebbe in modo assolutamente atterrito. La forma, io le faccio fare la carriola. La forma, la forma. Quadro terzo. Mario Sorbello in Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello. Adattamento di Mario Gazziano e Mario Sorbello. Regia di Mario Sorbello. Ben Luca, povero travè di periferia, vive una vita stracciata, boicottato e deriso in ufficio e violentato senza limiti in famiglia, moralmente e psicologicamente. Moglie, suocera e cognata, ipovedenti, lo sfruttano oltre ogni misura umana. Non meno feroci sono le quattro nipoti. Una vita di umiliazioni e sfruttamenti, infelice. Ma un giorno sente fischiare il treno e... Qualche cosa deve essergli accaduta, ma naturalissima. Io che lo so, come vicino di casa, sono sicuro che mi spiegherò tutto naturalmente appena lo avrò veduto e avrò parlato con lui. Principio di sana follia, tutti a dire febbre cerebrale, e lo dicevano proprio tutti i miei compagni di ufficio, che a due, a tre ritornavano dall'ospizio dove erano stati a trovarmi, e poi usavano tutti quei linguaggi scientifici, tutti, ma proprio tutti, linguaggi che certamente avranno sentito da qualche collega che ritornava per la strada. E sì, tutti a dirmi: ah, morrà, impazzirà! Ma che cosa dice? Che cosa dice? Che cosa dice? Farneticavo. E loro dicevano: oh, povero Ben Luca! Ma a nessuno però era passato per il capo che, considerata la situazione dove mi ero trovato per tanti anni, il caso poteva anche essere naturalissimo. Il treno ha fischiato! Io così dissi la sera precedente al capo ufficio. Sì, il treno ha fischiato, il treno, signor cavaliere, ha fischiato, deliravo! Ospedale psichiatrico, ospizio
per malati di mente. Frenesia, gioia, pazzia, riprensione, rimprovero, e poi tutti lì, afflitti, addolorati, certo, erano venuti a trovare il loro collega malato e utilizzavano tutti quei termini scientifici: infiammazione della membrana, encefalite, febbre cerebrale. Tutti utilizzavano. Un uomo più mansueto, più sottomesso è, ed è più facile che prima o poi potrebbe anche perdere la testa, andare fuori di cervello. La follia spesso si manifesta improvvisamente nella vita grigia e monotona di quelle persone apparentemente normali che comprendono in un momento di lucidità la falsità della società che li circonda. Circoscritto! Un collega di ufficio mi ha definito circoscritto, povero, nei limiti angustissimi della mia arida mansione di computista. Sì, circoscritto. Mi definì assolutamente circoscritto, però il giorno dopo io ho fatto crollare in ufficio una montagna. Sono arrivato per la prima volta con mezz'ora di ritardo e per la prima volta ho sentito che il mio viso si allargasse, pareva che si allargasse continuamente, e per la prima volta sembrava che i paraocchi fossero caduti e che si spalancasse intorno a me lo spettacolo della vita, e per la prima volta sembrava che le mie orecchie sentissero suoni mai avvertiti prima. Ilare! Nel mio ufficio mi sono presentato per la prima volta di una ilarità che poi mi ha costretto a non combinare assolutamente niente. Ma il mio capufficio di sera, sopraggiungendo, mi ha chiesto: dammi i documenti, dammi i registri. E appena li ha visti mi ha detto: e allora, Veluca, come mai? E mi ha puntato il dito dicendomi: infermità mentale, follia, circoscritto, limitato, sei soltanto un computista! Ed io lì a guardarlo, lui poi gridandomi mi prese per le spalle e mi disse: uè, Veluca, allora! Ho allargato le mani con una certa impudenza e ho risposto: sto. Il treno ha fischiato. Signor Cavaliere, il treno ha fischiato e finalmente posso rivedere la Siberia, le foreste del Congo. Il treno ha fischiato e deliravo continuamente, deliravo, per poi finire nell'ospedale psichiatrico e poi malmenato. Ma io avevo sentito fischiare quel treno e non volevo, non potevo più essere trattato in quel modo. Il treno aveva fischiato, sì, il treno aveva fischiato, ma poi lui mi ha malmenato, mi hanno malmenato per poi condurmi nell'ospizio per malati di mente. Sì, il treno ha fischiato, signori, si parte, e i miei occhi non erano più quegli occhi cupi senza lustro, ma erano felici, sembravano
di una felicità di bambino i miei occhi, e dicevo anche delle frasi alla San Fasò, delle cose assurde, delle espressioni poetiche che non potevano mai essere dette da chi fino a quel momento aveva svolto l'attività di macchinista, di computista. Questa era la verità, e dicevo: oh, guardate, guardate nell'alto dei cieli le montagne nevose, osservate i viscidi cetacei voluminosi che vanno sotto il mare a forma di virgola. E ripetevo, ripetevo sempre questo: osservate le montagne nevose, i viscidi cetacei voluminosi che vanno sotto il mare a forma di virgola. Ripetevo sempre così, ma lui mi picchiò, mi picchiarono, mi legarono, mi portarono nell'ospizio, e io sempre lì a gridare: il treno, il treno! E nell'ospedale io parlavo sempre di quel treno in modo accorato, in modo fantasioso, strambo, bistilacco. Nessuno, nessuno mai avrebbe potuto immaginare di aver visto o vivere un uomo come Veluca e di resistere a quella vita. Per tanti anni ho vissuto a casa mia con tre donne cieche, mia moglie, mia suocera è la sorella di mia suocera. Questi ultimi due vecchie, decrepite, cieche, però con le cataratte, mentre mia moglie è cieca, assolutamente murata, e tutti e tre gridavano continuamente nel darmi degli ordini. Ma a casa mia vi stavano altre due sorelle di mia moglie, vedove, e rispettivamente una con quattro figli e l'altra con tre figli. E allora un giorno pensavo al mio provento, che era esiguo. Come potevo io soddisfare tutte quelle 12 bocche? E sono andato alla ricerca di un altro lavoro, e l'ho trovato, quello di trascrivere in un registro i conti. Sì, i conti dell'azienda. E io lavoravo dalla mattina alla sera, anche tra urla, tra bicchieri che si rompevano, piatti, tra grida insopportabili, ed io stavo sempre lì fino a quando la penna non mi cadeva dalle mani e gli occhi non mi si chiudevano da soli. Io stavo sempre lì come una bestia bendata, giocata alla noria e al mulino. Io però mi ero dimenticato, mi ero assolutamente dimenticato dell'esistenza del mondo. E per due sere mi ero addormentato su questo divanaccio, ma la sera successiva, forse per l'esagerata stanchezza, non prendevo sonno. E allora, nel buio silenzioso della notte, sentii da lontano il sopraggiungere di un fischio. Era il fischio di un treno. Il treno ha fischiato, Veluca. Il treno ha fischiato e finalmente eliminava tutte le miserie delle mie pene. E come un sepolcro scoperchiato, io mi trovavo a spaziare anelante nel vuoto arioso di un mondo che si spalancava enorme attorno a me. Ah, fuori da quella casa orribile, fuori da tutti i suoi tormenti, vi era il mondo, quel mondo a cui quel treno si avviava. Sentivo fischiare il treno,
Bologna, Venezia, Milano, Torino, tutte città in cui io da giovane c'ero stato in quel momento, in quel preciso istante, sfavillavano di luce sulla terra la vita che si viveva, la vita che anche io avevo vissuto. E riuscivo nuovamente a far rientrare nel mio spirito quell'attimo, quell'attimo che si aveva proprio in quel momento col fischio del treno, e potevo così immaginare città note ed ignote, lande, fiumi, mari, foreste, erano tutte lì. Finalmente la bestia bendata girava la stanga della noria, ed io che in quel preciso istante vivevo quella vita, pensavo che altri uomini, tanti uomini, vivevano una vita diversa. Sì, il treno ha fischiato il treno, e tra una partita da registrare io potevo così finalmente fare una capatina in Siberia, nelle foreste del Congo, e persino potevo farla in Transilvania. Sì, 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 Belluca, il treno ha fischiato, sì signori, si parte, il treno ha fischiato, il treno ha fischiato. Viola, se ne ha fischiata. Grazie. Grande interprete. Grazie. Grazie, grazie. Oh, dove stanno gli altri? Allora, salutati. Non è la mia serata, è anche quella degli altri. Salutiamo allora gli altri artisti, per la signora Collins, la ragazza Castellana. Maria Pantauzzo. No, no. Alfonso, Alfonso Natica, la, la partecipazione di Giuseppe, non con grande economista, prego, con la coppa, e per la nuova che ha fischiato Mario Sorbello, voce con il capo, l'amante Giuseppe Gramaglia, direzione tecnica di Lavora Repulca, direzione di scena di Luno di Zucco, una grande serata. Castellana, Vario Torbello, Maria Pantauzzo, Alfonso Martica, Giuseppe Buonaccolta, Giuseppe Gramaglia, appuntamento
al giorno 28 per un altro grande spettacolo da Ciacia e Camilleri in omaggio a Luigi Pirandello. Un minuto. Grazie e buonanotte. Un attimo, un attimo. Prego. Un attimo, so che il 28 sarete qua, però io ho lo spettacolo su Ignazio Buttitta a casa, come si chiama? Casa contemplativa. No. A Canicattia. A Costa Bianca. È un grandissimo Alibaba e 40 ladroni. Concorrenza. Comunque io vi invito. Lui dice che è concorrenza. Io invece la chiamo fare teatro. O si fa qua o si fa là, ha poca importanza. Non è vero? Bravo tutti. Veramente appuntamento, vi ricordo i biglietti vanno ritirati sempre a box office. E insomma, buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie agli artisti. Grazie a tutti gli artisti, veramente un grande lavoro. Grazie a Maria Parrugia per l'importante lavoro che ha realizzato. Grazie.